Siamo nel Padel Palace Milano, che è un centro chiaramente sportivo dedicato al padel, ma non solo, perché da questa sera potrete godere anche dei manicaretti che Alessandro Borghese vi farà assaggiare all'ABKS, che sarebbe Alessandro Borghese Kitchen Sound, che è una gastronomia dedicata agli sportivi. Farà delle cose molto particolari. Vince, poi magari ve lo racconta anche Alessandro, il suo lato statunitense, quindi burger, costolette d'agnello e mac and cheese, ragazzi. Quindi fate sport e poi vi regalate, come dire, uno sfizio culinario. Ecco, se fosse un derby, diciamo che vincerebbe la cucina 5-0. No, mi piace molto il padel, mi diverte perché è uno sport che si può fare in tranquillità, possono giocare tutti, non serve, come dire, un tenore tecnico altissimo, per divertirsi chiaramente, non per giocare ad alti livelli. Per quello che riguarda la cucina, io mangio tutto. No, in realtà io sono fautore della dieta del kiwi, mi vedete così? Vuoi sapere qual è la dieta del kiwi? A parte il kiwi, mangio tutto, incredibile. Secondo me è un luogo che mira a raggiungere chiunque, sia chi vuole avvicinarsi al padel, sia chi vuole semplicemente passare qualche ora in compagnia mangiando delle cose molto buone. Sono molto contento che sia in questa zona, mi piacerebbe tantissimo che un'esperienza del genere ci fosse anche a Roma, perché una città viva è una città più sicura, una città che si vive è una città, come dire, che comunque sicuramente ha il suo meglio da offrire. E quindi una città che invece è tutta spenta, tutta chiusa, sicuramente, come dire, è destinata poi a morire e a spegnersi anche come tessuto sociale. E beh, televisivo, radiofonico da 20 anni su Radio DJ con il Trio Medusa, televisivo, quarto anno di conduzione dell'Eurovision, secondo anno con Mara Maionchi, i primi due anni l'ho fatto con Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, quindi non vedo l'ora di andare all'Eurovision, perché per me è veramente un luogo magico dove vince il fatto che nessuno ti giudichi, e in un momento come questo lo trovo una cosa meravigliosa. Cioè, io non ho mai apprezzato, e qua non avviene, la selezione all'entrata. Qui può venire chiunque, all'Eurovision può entrare chiunque, non importa che musica tu ascolti, non importa chi ami, non importa quali sono i tuoi gusti, l'importante è che tu sia pronta a divertirti. Una cosa magnifica, è una finestra anche di unione tra paesi. Cioè, non ho mai visto nessuno, come dire, rosicare, perdonatemi il termine, perché ha perso. Si va lì perché si vuole stare insieme, si vuole avere un palco internazionale e soprattutto si vuole dimostrare che la musica non è mai stata causa di nessuna guerra.